io ho un attimo il momento blu. Che anche ieri con Fabio abbiamo parlato. Che dice lui ha sentito. Lui ha sentito il botto. Ma probabilmente ha sentito. Ma posso vedere se l'ha sentito? Ma c'è. No, non ce l'ho, non ce l'ho. No. Il rumore com'è stato? Ma è stato forte, ma il problema è che non. Io non me l'aspettavo in quel momento. Ripeto, è stata una fortuna perché l'avessi aspettato, anche solo riparato, probabilmente saremmo andati tutti e due negli spogliatoi. E invece la mia fortuna è stata quella di non aspettarmelo proprio. E lui me l'ha data e io sono caduto. Ma è andata bene, allora, più o meno l'episodio ce lo ricordiamo tutti e sappiamo bene o male tutto. Cioè, com'è andata, no? Vi siete prima scontrati un po' in aria, cioè raccontato un attimo. Sì, c'è stato un contatto in aria, ma non è come. E poi ho seguito una diretta dove tu dicevi che era Cannavaro averla izzato in realtà prima. No, era Rino, perché il primo tempo supplementare rischiò di fare un gol che fece una parata miracolosa a Gigi Buffon. Ok, ce lo ricordiamo. E Rino si arrabbiò con me perché dovevo mancare lui, ma era un inserimento a centrocampista e disse: Rino, guarda che io sto a mancare la punta, devi mancarlo te, no? Insomma, mezzo partitecco, ma ci sta. E quell'azione, per non incappare un'altra volta nella cazziata di Rino, dico: sai che faccio? Lo tengo, rimango, sai, quando si sente il contatto. E così è stato, lui non è saltato, io poi andavo via. E ho chiesto anche quasi scusa, cioè ho chiesto scusa, anche a me che. E lui la prima volta mi ha risposto, la seconda che ho chiesto scusa, la terza ho bloccato e gli ho detto. Perché penso che in quella circostanza eravamo uguali, no? Già io penso che normalmente siamo tutte persone uguali, abbiamo due gambe, due braccia, due occhi, e non c'è secondo me disparità. Uno non è più importante di un altro, siamo tutti esseri umani. In quella circostanza ha maggior ragione, perché eravamo tutti e due sullo stesso carro e tangolo di gioco, hanno fatto gol tutti e due e stanno facendo la finale di Coppa del Mondo tutti e due, quindi io non mi sono mai sentito inferiore a nessuno, tantomeno lì, quindi quando poi mi ha detto la mia maglia te la do dopo, e ti ho detto dalla a qualche tuo familiare, giusto? No, ho detto che non volevo la maglia ma preferivo la sorella. Che preferivo la sorella alla sua maglietta, ma non è che ho detto niente di me, se vai a Roma, anche ai Parioli, non devi andare a Zucca, a San Basilio, a Mostacciano. Poi sul campo di calcetto, di calcio, di gioco. Calcetto è sì. Peggio, calcio non penso che sia nella normalità. Quindi. Sì. Ok, quindi la lì si è girato e lui ha reagito male, ma penso che possa. Può succedere, anche perché non era nemmeno la prima volta che succedeva né per me né per lui, perché ci sono state 3-4 volte che aveva dato 3-4 testate, è successo con l'Hamburgo, è successo con una squadra, mi sembra con l'Arabia Saudita al Mondiale. No, non c'è la divizio, ma sono cose, sono attimi, Io non è che biasimo quello che ha fatto lui o devo colpevolizzare. Uno fa le cose e si assume proprio responsabilità. Sì. Cioè non toglie che gli faccio i complimenti per quello che ha fatto dopo la carriera da calciatore, oltre che da calciatore dopo calciatore, perché vincere 3 Champions con il Real Madrid penso sia impossibile. E la storia penso che non succederà più, quindi tanto di cappello per quello che poi ha fatto. No, per quanto ci riguarda a me non c'è, meno male, insomma, quel giorno, quella volta. Comunque, no, ti volevo dire, ma poi dopo gli spogliatoi, non so, è venuto. Noi c'avevamo altro da fare, magari voi c'avete altro da fare. No, io sono entrato prima, ma nessuno. No, ci siamo più visti, non ci siamo più sentiti, ma non è. Ripeto, non è quello un problema. Sono poi talmente che succedono in tutto il mondo, succedono. Se succede lì o succede in parrocchia, penso che cambia poco, no? Ok. Ma e poi l'hai più rivisto? Ma l'hai mai più rivista? L'ho rivisto mezza volta, ma siamo appena sfiorati qui. Ah, a distanza di sicurezza. No. A